Come portare a proprio vantaggio gli errori degli oppositori politici? Le affermazioni degli oppositori, più forti sono e più dobbiamo rovesciare, dobbiamo avere la capacità di rovesciare, un po' come nelle lotte giapponesi, no? C'è una regola di usare la forza dell'aggressore per neutralizzare l'aggressore, no? La stessa forza, più è forte il tentativo che chi vuole colpirti usa, maggiore è quella forza e maggiore è la tua capacità di usare quella forza per metterlo in difficoltà. Io credo di nuovo che il problema sia riconoscere la validità della sua posizione, almeno un pezzo. Anch'io ho creduto come te in questa questione. Penso anch'io che la democrazia sia a rischio, ma vedi, io penso che sia a rischio, come è successo tanti anni fa a Weimar, più dall'indecisione, più dalla paralisi delle piccole opposizioni che non dall'affermazione di una minoranza. Non so se facciamo riferimento alla critica forte che si fa al combinato disposto, che determinerebbe una piccola parte potrebbe avere un grande consenso. Beh, usiamo, sì, certo, c'è questo problema, dargli ragione per poter trasformare la sua quantità di critica in una proposta positiva. Credo che ci sia persino in un libretto di Schopenhauer, che è l'arte di avere ragione, che ci sono delle tattiche su come rispondere alle domande aggressive.